qua i lavori sono ancora in corso. Allora ne parliamo con ospiti un po' più abituali, a volte viene a trovarci, ma lo conoscete benissimo, Luca Toselli. Ciao Luca. Ciao, ciao Luca, ciao ragazzi. Luca, i 10 punti Milan-Juve, poi se vuoi trattare anche l'Inter, visto che hanno giocato citiamo anche loro, e magari introduci tu un po' le tue aspettative su Kostic, visto che poi con Gianmarco facciamo una fotografia prima di andare sulle notizie del mercato riflesso di cui ha fatto riferimento anche Massimiliano. Allora, io l'Inter non l'ho vista, quindi parlo del Milan e sono d'accordo con la parola chiave intensità, e credo che i 10 non è, ragazzi, non è la no, nostra però... no, sono d'accordo. No, ti dico una cosa, Luca, lo dico perché l'ho pensato mentre diceva Sabino, e ti interrompo, poi non ti interrompo. Se pensiamo che la Juve rinasca con l'intensità, secondo me commettiamo un errore enorme. Io non ho l'aspettativa che questa squadra cambi la sua inerzia attraverso l'intensità. Non ho questa aspettativa. Potrei avere questo desiderio, ma non ho questa aspettativa. Credo che gli strumenti potrebbero essere altri. Scusate, volevo sapere. No, ma guarda, ti dico, la parola chiave per il Milan è intensità. Per la Juve sicuramente un'altra, e io la racchiudo nella parola fiducia, perché voglio portare due dati che l'anno scorso sono stati impressionanti e questi ci faranno recuperare 10 punti dal Milan. L'anno scorso non abbiamo mai chiuso una gara in Serie A con più di 2 gol di scarto, e questo potrebbe darti fiducia, iniziare a vincere qualche gara in maniera un po' più soft, per riuscire anche a vincere uno scontro diretto, che l'anno scorso non hai mai vinto. E quindi passando dagli scontri diretti, quei 10 punti, grazie alla fiducia che raccogli nelle partite, li puoi sicuramente recuperare. E non credo neanch'io che sia l'intensità la chiave della Juve di Allegri, perché poche volte abbiamo visto delle Juve di Allegri davvero intense, ma abbiamo sempre visto delle Juve di Allegri che davano continuità e che erano molto in fiducia. E questo nasceva anche dal fatto che magari in una partita in particolare potevi cambiare 2/3 di centrocampo, ma comunque la Juve continuava a vincere. Ad oggi magari puoi mettere 3/3 del centrocampo titolare, ma se non hai quella fiducia i risultati poi non ti arrivano. Guarda, mi fa piacere, così mi date la conferma se è lo stesso giocatore che ho in testa io. Mi sembra, una parola faccio fatica, ti do una caratteristica. Mi sembra un giocatore che difficilmente entra dentro il campo, un giocatore che però sulla fascia fa il bello e il cattivo tempo, sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Confermo, assolutamente. Allora ti chiedo, Kostic, che effetto positivo ha portato agli attaccanti, ai bomber che ha avuto al fianco negli anni all'Inter? Beh, ce n'è uno che ci ricordiamo non troppo, cioè ci ricordiamo bene ma non in positivo in Italia, che è André Silva. E il primo anno di André Silva vicino a Kostic ha fatto 38 gol totali. Pensa. Non è poco. Cioè, André Silva. Quindi, mi accontento, mi accontento. Deve farne 181. Anche 30 vanno bene. Anche 30. Sono molto sorpreso, lo ammetto. I primi due pareri puntano rovella, no? Sia Sabino che Gianmarco. Chiedo a Luca anche che idea stai fatto sia sulla risposta di Allegri sia a questo punto. Abbiamo sentito anche il procuratore di Miretti, è passato un po' sotto traccia prima della risposta di oggi, dire valuteremo con la Juve il percorso migliore perché il ragazzo sente di aver bisogno di giocare, parole di 4-5 giorni fa. Ecco, ti chiedo anche a te l'idea su tutto questo, poi andiamo anche sul discorso Depay. No, guarda, credo che sia una delle prime volte in assoluto in cui la Juve ha così abbondanza di talento, purtroppo nello stesso reparto, quindi bene o male nella stessa zona di campo. Rovella mi sembra l'unico però in grado di giocare stabilmente davanti alla difesa, perché Fagioli, l'abbiamo capito, è un giocatore più offensivo, un trequartista mezzala. Miretti l'anno scorso ha giocato un paio di partite davanti alla difesa, ma Allegri l'ha usato anche da mezzala. È vero che non occupa uno spazio, quindi questa potrebbe essere la mossa più intelligente. Mi dispiacerebbe però bruciarli, e quindi quando Allegri dice valutiamo insieme per cercare di valorizzarne almeno uno o due, secondo me è una cosa buona e giusta. Bisogna capire però se, come dici te Luca, se Paredes non è caldeggiato da Allegri, allora perché andare su un profilo del genere quando magari potevi semplicemente tenere Rovella, provare a vedere, dato che può giocare davanti alla difesa, risparmiare tanti soldi magari di ingaggio, dato che tu stesso hai detto che l'ingaggio sembra anche forse un po' più alto al momento, e credo che almeno 15 milioni di euro dovrà investirli. Quindi allora, la domanda è legittima, ma con tutto il bene, Rovella e Paredes non possono stare nella stessa parte. Sono d'accordo.
No, nel senso, uno può anche dire Allegri non ha mai caldeggiato Paredes, ma Allegri sa benissimo che il livello di Paredes è un livello A e che Rovella sta aspirando a un livello B. Sono d'accordo, okay. Sono d'accordo, però... Ecco, questo deve essere chiaro. Probabilmente, io mi limito al probabilmente, anche se ne sono abbastanza sicuro, la questione di Allegri sempre molto con il freno a mano tirato su Paredes, nei lavori profondi che sono stati fatti da Juve nelle settimane e fatti fare da Paredes col Parigi, secondo me è dovuto al fatto che Allegri, secondo me, ha pensato o pensa ancora a un giocatore con caratteristiche diverse. Cioè, il punto è, se io prendo Paredes e lo faccio giocare da vertice basso, perché Paredes può giocare solo lì, sì. o a due in estrema, cioè, ma Locatelli che senso assume in questa Juve? Secondo me, quando l'anno scorso entra Arthur a un certo punto nella seconda parte di stagione, è proprio perché Allegri si rende conto che Locatelli non gli può dare tutto quello che vuole per il giocatore davanti alla difesa, e vede che negli ultimi metri Locatelli dà quel qualcosa in più, ti aggiunge qualità. Io ho in mente la partita a Roma, quella magica, folle partita con la Roma, in cui senza Locatelli quella partita non la ribalti e forse non vai nemmeno in Champions, perché è Locatelli che ti ha dato più qualità negli ultimi metri. E credo che, come dice il mister, Allegri abbia in mente questa cosa qua, soprattutto perché Pogba in questo momento è fuori per un po', quindi quella qualità che doveva darti Pogba sulla carta non ce l'hai, e quindi sposto Locatelli. A questo punto però, secondo me, entra in gioco un discorso di rischio legato a Paredes con gli infortuni, perché un conto è avere solo Paredes, ma Paredes più Pogba, tutti e due tenente gli infortuni, per due centrocampisti che dovrebbero essere due titolari su tre a centrocampo, probabilmente, per quanto mi riguarda, diventa un rischio. Perché Gianmarco, dimmi, in Germania Zaccaria giocava molto centrale, occupava una zona molto centrale, infatti quando l'avevamo studiato prima dell'arrivo alla Juventus c'eravamo tutti detti Zaccaria lo piazza davanti alla difesa, così sganci Locatelli. Invece noi eravamo più influenzati dalla doppia gara Italia-Svizzera. No, io ti parlo proprio in Bundes, Luca, proprio in Bundes. In Bundes giocava lì e difficilmente. Non è un giocatore fermo, Gianmarco, no. Non è un giocatore, cioè un giocatore comunque andava per il campo, no? Assolutamente. Ma questo qua secondo me si collega esattamente, come diceva Sabino, al concetto di Locatelli. Io provo a spararla, infatti. Oggi Allegri ha parlato di Barzagli, diceva io non ho mai difeso a tre. Io facevo una difesa a tre finta con Barzagli che faceva il terzino e veniva aiutato da Cuadrado, da Listeiner più avanti. E poi ha detto Danilo può giocare sia a destra che a sinistra. A me viene in mente un Kostic che si prende tutta la fascia come facevano Cuadrado e Listeiner, ma dalla parte opposta. Con un Danilo che fa quello che faceva Barzagli, ma dalla parte opposta... e un Zaccaria che fa quello che faceva Matuidi, ma dalla parte opposta. Quindi i compiti dei giocatori sono i medesimi, cambiano solo le posizioni in campo alla destra e a sinistra. Secondo me Allegri sta cercando di raggiungere un po' quello che aveva già fatto in passato. Ma, con il mister non, ma supponendo che la tua tesi possa essere corretta, o quella di reinterpretare una Juve vincente con nuovi interpreti, secondo me finché il mister non esce da questo schema, per noi sono problemi. Cioè, l'anima di questa Juve deve essere nuova. Già l'anno scorso ho visto tanto tentativo di riprodurre alcuni pattern, alcune mansioni su giocatori che erano di una Juve vincente. Io non so se Allegri sta ragionando come te, ma supponendo lo stia facendo, io sarei un po' preoccupato. Cioè, secondo me lui deve, Allegri, se riesce a uscire dallo schema dei 5 anni in cui stravinceva anche per merito suo, questa Juve fa fatica a trovare un'anima tutta sua, che deve avere per forza, perché ormai non c'è quasi più nulla di quella Juve lì. Ci sono giocatori che devono trovare il piacere di giocare insieme. Sono d'accordo. Chi ritiene di voi Depay un solista? Cioè, non voglio specificarla, ve la faccio così. No, cioè, lo è. Per caratteristiche lo è, c'è sicuramente un giocatore che si esalta nella giocata individuale, cioè prende palla largo a sinistra, si accentra, tira in porta, cioè un giocatore che questa cosa te la fa. Poi è un giocatore che magari se gioca sotto punta con Vlahovic dialoga con la prima punta, non l'abbiamo visto fare tante volte in carriera Depay il sotto punta, mi viene in mente con il Lione che giocava insieme a un altro attaccante, ce lo ricordiamo, perché cioè Di Maria, Depay, Kostic e Vlahovic davanti, quindi il centrocampo a due. Zaccaria, Locatelli. Secondo me sarebbe è la formazione di domani, ragazzi.
Sì, diciamo in fase di possesso 3-4-2-1. Ah, domani giochiamo 4-2-3-1, Luca? Ma secondo me sì, giochiamo esattamente. Cioè, non è Depay, ma è Di Maria e c'è Cuadrado a destra. Secondo me sì. Cuadrado, Di Maria, Kostic. McKennie. No, Cuadrado, Di Maria, Kostic, Vlahovic, Zaccaria, Locatelli. No, ha detto McKennie due. Gioca. Ha detto due tra Kostic, Cuadrado e McKennie. Sì. Però Luca ha detto anche McKennie lo buttiamo in campo e vediamo sì, come è va. Vero, e poi è vero. Ha detto che Kostic in questi giorni ha fatto avanti e indietro Torino Francoforte e questo mi fa pensare. Vabbè, ma Allegri, che ragazzi, ne ha dette tante di cose. Sì, no, hai ragione. Mettere McKennie a sinistra, io... Ma no, ma mette... L'aveva provato anche Pirlo da quella parte, non si trova. Se gioca McKennie, giochi a tre a centrocampo, Cuadrado a sinistra alto, Di Maria a destra, Vlahovic in attacco. Esatto. Giochi a tre... Fagioli in mezzo alla sinistra. O Zaccaria o Fagioli, sì. Dipende da... Locatelli, Zaccaria. Allora Fagioli. No.